Assaggio del mio paesaggio, ti faccio un quadro dettagliato desta fogna de città, soddisfa i desideri della tua curiosità. Mafia sono presenti anche qui, insomma, a questa bella manifestazione, a questo bel concorso che si chiama appunto Dallo Stornello al Rap. In realtà è un'idea molto bella, un'idea molto carina, perché unisce un po' le due cose che poi sono le stesse, sono all'unisono la stessa cosa, perché gli stornelli in rima, sia per conquistare le ragazze, per fare serenate o per fare anche dissing, no? Battle, facevano delle battaglie uno contro l'altro di stornelli. Poi piano piano la cosa si è evoluta, c'è stata appunto questa evoluzione e siamo arrivati appunto al rap, in realtà, che sarebbe lo stornello moderno. Quindi, insomma, ci hanno chiamato per questa bella iniziativa. Oggi, per essere ospiti, rappresentiamo in quanto Flaminio Mafia, in quanto rapper. Ormai ci siamo fatti i conti ormai da 20 anni che stiamo sulla scena. Non sembra che siamo tutti ragazzetti giovani, però insomma, dal 91-92. Ehi, la prima volta che ti ho vista per poco svengo, eri come una pitta di birra ghiacciata in mezzo al deserto, da spavento, dal primo appuntamento abbiamo mangiato e bevuto, poi a sfregio abbiamo fatto il vento. Per vedere chi arriva prima, di corsa in spiaggia a ululare la luna, a sbaciucchiasse da mattina a sera, a volte io mi prendo a pizza in faccia per capire se sei vera. Yeah. Okay. Questo, yeah, ci tengo a dire che è un pezzetto della canzone con cui siamo stati ospiti a Sanremo del grande maestro Franco Califano. Diciamo che il rap italiano in questo momento, insomma, sta andando alla grande, sono un po' di anni ormai che va di moda, diciamo, insomma, soprattutto grazie a internet, che negli ultimi anni ogni ragazzino, diciamo, a casa si registra il suo, diciamo, il suo pezzo e poi comunque c'ha la possibilità di fare un video e metterlo su YouTube e comunque farsi conoscere al grande pubblico, e questo, diciamo, al rap e all'hip hop italiano soprattutto ha aiutato molto, insomma, diciamo, alla gente a farsi conoscere, anche se comunque ci sono sempre dei pro e dei contro, nel senso che i pro, che comunque c'è la che chiunque ha la possibilità di fare rap, registrare e fare un video anche a costo zero, ormai, insomma, sappiamo bene che comunque 20 anni fa, quando facciamo video noi, erano video in pellicola e costava un sacco di soldi, diciamo la verità. Mo ora fare un video lo puoi fare addirittura, insomma, col telefonino, se può dire, e poi lo metti su YouTube, è tutto, insomma, cambiato. E i contro è che comunque ormai purtroppo ci stanno migliaia e migliaia di ragazzine che fanno rap e perciò si è un po' intasato tutto. Alla fine, come si dice, nel senso, il rap lo fanno un po' tutti, diciamo, cane e Porsche, alla fine, a dirlo brutta, insomma, però la verità lo fanno tutti, non è che tutti possono fare rap, perché comunque alla fine è una cosa, insomma, che ti devi sentire dentro, è una cosa che comunque lo fai per passione, non è che ti fa per forza perché va di moda. Sì, diciamo che secondo me invece tutti possono fare rap, poi in realtà è la gente che decide, no? Nel senso, decide la gente che sarebbe poi gli youtubers, cioè quelli che vanno su YouTube e ti danno la visualizzazione, cioè diciamo che è giusto che sia così, è molto più semplice per fortuna per tutti quelli che vengono ora, a differenza nostra che invece negli anni 90 non c'era internet e quindi non arrivavano dischi o videoclip musicali, ne arrivava uno ogni 2-3 mesi, noi andavamo a vecchio Goody Music, che ancora c'è, di Claudio Donato, proprio lì a Piazza dei Flaminio, e ci andavamo a ascoltare i dischi, le novità, insomma, una volta ogni 2-3 mesi usciva un disco, per trovare i vestiti, wow,
te dico, andavamo da Mass ai magazzini dello statuto a comprare i mimedi che da Footlocker a rubare un po' di scarpe perché c'avevamo i sordi, quindi se fregavamo a destra da Footlocker e a sinistra da Linea Sport. Infatti avevamo sempre le scarpe spagliate, nel senso 44 in 46, però insomma se divertivamo, insomma vabbè, erano altri tempi, però ecco i tempi di ora invece è una cosa molto più globale, fortunatamente c'è internet per i ragazzi oggi e c'è la tecnologia, quindi telecamere digitali, computer a casa, home studio proprio dove poter registrare e masterizzare addirittura il disco, quindi ben venga, quindi l'hip hop si è molto sviluppato.